Il Teramo rimanda il ritorno alla vittoria. Albo Nolis finisce 2-2 contro la Vibonese, che ferma la striscia di vittorie del Diavolo tra le mura amiche e segna anche i primi gol di una squadra avversaria nel Fortino biancorosso. A sorpresa non c'è Lasic tra i titolari del Teramo, ma Celentano, che va a prendere il posto dall'inizio dall'infortunato Diakité. Come ormai accade da qualche gara, gli avversari hanno rispetto al Teramo un approccio migliore al match. Il Diavolo reclama un calcio di rigore dopo un tentativo in area di Tentardini, ma il direttore di gara fa segno di proseguire. Gli ospiti concretizzano il buon approccio alla gara nel momento in cui il Teramo sta cercando il vantaggio. Rasi avanza palla al piede sulla sinistra, Soprano scivola nel momento decisivo e la rete di Plescia, la sesta stagionale, è una conseguenza di alcune letture defensive errate. Al 25esimo Plescia potrebbe anche siglare il raddoppio sul regalo di Lewandowski, ma per fortuna del Teramo la mira dell'attaccante è questa volta sbagliata. 3 minuti più tardi il Diavolo pareggia. Bombaggi in buca per Ilari, con pallone che arriva poi a Costa Ferreira, che arma le sue qualità tecniche per l'1-1 ed è il suo secondo centro stagionale. Il centrocampista portoghese ci prova dalla distanza anche 1 minuto più tardi, ma Marson para centralmente. Teramo cresce e la Vibonese si limita alle ripartenze. Al 36esimo Pinzauti, servito da Bombaggi, trova una deviazione di un avversario forse decisiva. Il primo tempo si chiude con un tentativo di arrigori dalla distanza che finisce molto lontano dalla porta. La ripresa invece inizia con un Teramo in gestione del possesso ma senza creare occasioni. Così Paci decide di lanciare nella mischia Bonino e Di Francesco per Pinzauti e Ilari. Manca però vitalità tra i biancorossi ed avanza anche la sensazione che la gara possa sbloccarsi solo da un episodio. Episodio che si chiama Costa Ferreira, che intorno alla mezz'ora disegna una traiettoria a giro di destro sul palo più lontano dove Marson non può arrivare, portando avanti il Teramo. Galfano inserisce allora la ragione per Rasi e non per Tumbarello, che si era avvicinato alla panchina per uscire dal campo. La mossa farà con il senno di poi la fortuna della Vibonese, perché è proprio la ragione a chiamare Lewandowski alla respinta che Berardi raccoglie e Soprano mura in calcio d'angolo. Dagli sviluppi, Tumbarello, dal limite, infila di destro il gol del pari dei calabresi. Il Teramo prova a cercare la vittoria fino alla fine. Al 44esimo Bombaggi mette in mezzo per Bonino, che di un soffio non arriva a deviare il pallone. È l'ultima occasione della gara per i biancorossi, che rimandano adesso il ritorno alla vittoria alla gara di domenica prossima in casa della Turris.